La chiesa quattrocentesca del Santissimo Rosario di Catanzaro è stata teatro della prima rassegna regionale Cori Polifonici della Calabria, organizzata dall'Associazione Culturale Musicale Aurore, presieduta dal maestro Roberto Nadiani, direttore artistico dell'evento, con il beneplacito dell'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone. 5 i cori, uno per ogni provincia, Jubilate Domino per Cosenza, Magnificat per Crotone, Musica Nova per Reggio Calabria, Don Giosuè Macri per Vibo Valentia e Aurore per Catanzaro, che hanno eseguito brani sacri in lingua originale rigorosamente a cappella, esaltandone quindi l'intensità. Si tratta appunto di polifonia, quindi non essendoci una base musicale, è il coro stesso che crea la musicalità, crea proprio il canto a cappella, polifonico, quindi più voci, più melodie, la bravura di questi cori che per sostenere il suono intonato e corretto danno a chi li ascolta un piacere anche diverso da quello che siamo abituati ad ascoltare. L'augurio da parte del direttore artistico, condiviso anche da Don Vincenzo Agosto, presidente della Commissione Diocesana di Musica Sacra, è che la rassegna possa diventare un appuntamento fisso nel corso degli anni, non solo per valorizzare e far riscoprire il fascino della musica sacra, ma anche per dare il giusto spazio alle tante realtà calabresi che da anni promuovono questo genere musicale. Rossella Galati per la ACNews 24.